Il contenuto del convegno del 17 quindi è l'istituzione della famiglia come nucleo fondamentale di una comunità. Questo si evince facilmente dal titolo, purtroppo travisato volutamente da una certa parte di stampa, da molti quotidiani, e del resto non ci stupiamo, visto che a livello internazionale la stampa italiana non figura certo tra le più imparziali. Ogni occasione buona per tirare in ballo i gay, che tra l'altro la maggior parte dei quali non ha assolutamente nessuna intenzione di sposare l'idea del matrimonio. Utilizzo questa perché non gliene frega niente, ma il gay per eccellenza è un anticonformista, è sempre stato un anticonformista, e cosa fa? Si conforma al matrimonio? Questo è quello che oggi sta accadendo. Quindi la maggior parte dei gay non gliene frega niente di queste cose. Qui siamo di fronte ad una minoranza di attivismo chiassosa che parla a sproposito dei gay, li tira in ballo per qualsiasi tipo di occasione e che non gliene frega niente dei diritti dei gay, perché mirano solo ad un obiettivo, che è quello di raggiungere il potere. Siamo anche noi sosteniamo questo convegno proprio perché molte persone omosessuali in realtà quello che manifestano, perché è un accompagnamento pastorale quello che propone Obiettivo Caere ed è chiarissimo, manifestano un loro disagio familiare, una loro volontà di fare famiglia, una loro anche magari delle loro ferite relazionali. Quindi Obiettivo Caere ha solo e sempre avuto l'esclusiva volontà di accompagnare, tanto che lo slogan che da ormai 10 anni tra di noi invitiamo anche a le persone, certo, che ci approcciano a considerare, non è mai, assolutamente mai, curare, è to take care, prendersi cura della persona che sei davanti, qualunque problema abbia, che poi abbia un problema, perché al giorno d'oggi il problema omosessuale è così dilagante, così imperante, si accende la TV, dibattiti, tutto ciò, si parla solo di persone omosessuali, e Obiettivo Caere non ha niente, non ha mai avuto niente, nessun problema con l'omosessualità. Scusi avvocato. C'ho dentro la mia roba, sì, vabbè, si rientra da di là, non di qua. Ma siamo usciti di poco fa. Sicurezza. Le regole, poche regole. Sì, no, ma no. Avvocato, mi scusi. Ha una domanda, ma sta scappando, ma mi spiega come. Grazie. Per favore. Come si spiega che i rappresentanti delle associazioni sono scappati? Non hanno risposto alle nostre domande? E beh, conoscendo voi che siete sempre lì, che andate a cercare il pelo nell'uovo, insomma. Il pelo nell'uovo, insomma. L'ha letta la pagina. Forse chiarire le cose. Sì, ma no, ma la pagina l'ho letta. Secondo me questa associazione ha un solo difetto, che non è di sinistra. Però io volevo capire. Altrimenti come sarebbero portati come l'esempio dell'accompagnamento, degli aiuti, del sostegno delle varie comunità gay, solo che non sono di sinistra e quindi le state distruggendo. Io ero interessato sia come giornalista ma anche come padre, come genitore, perché non capire come riconoscere una tendenza omosessuale in un bambino. Andate, partecipate a qualche loro iniziativa, no? Visto che c'hanno queste persone che aiutano, accompagnano, quella può essere l'occasione buona per far sì e per credere che in realtà tutto quello che è stato scritto e detto su questa associazione sono assolutamente delle falsità.